Ecco a voi la voce italiana di Due Note a Iase, Lisa Mazzotti. Buongiorno a tutti voi. Io ho cominciato il mio lavoro, cioè il lavoro di attrice, già quando frequentavo la scuola del cinema. La frequentavo contemporaneamente all'università, perché anche se studiavo filosofia mi piaceva, il mio chiodo fisso era quello di fare l'attrice, per cui ho detto proviamoci. E subito dopo il primo anno, io ho fatto un corso di 3 anni, ho cominciato a lavorare. Ho fatto una telefonata presentandomi come attrice e ci hanno creduto. Io ho chiesto un provino e quando sono arrivata in questa sala di registrazione mi avevano già preparato un lavoro. Quindi il mio provino praticamente è stato il mio primo lavoro. E è andata bene, era una pubblicità, la pubblicità del caffè Bourbon. Quando c'è bisogno di un doppiatore, o di una doppiatrice ovviamente nel mio caso, per un grosso personaggio si fa il provino, cioè diversi doppiatori danno la voce al personaggio, che può essere un attore in carne e ossa piuttosto che un cartone animato, e poi il cliente sceglie la voce che preferisce. Detto questo, superato il primo scoglio, si arriva al momento del doppiaggio, che così è sempre un po' avvolto nel mistero per quanto riguarda i primi turni, perché di solito il doppiatore non conosce nulla di quello che deve andare a fare, legge il copione per la prima volta, il direttore gli spiega la storia, gli descrive il personaggio e poi tocca all'attore dare al doppiatore la propria anima, che risulta quasi completa per quanto riguarda il cartone animato, invece per quanto riguarda l'attore in carne e ossa, lì bisogna adeguarsi all'interpretazione, che di solito è buona. Qualche volta invece capita di dover doppiare un attore che proprio non è il massimo della vita, e allora lì si ha più carta bianca, nel senso che si può intervenire dando un po' di più di se stessi. E qui arriva il discorso: il doppiaggio è sempre un falso? La risposta purtroppo è sì. Perché nonostante tutto, per quanto un doppiatore sia bravo e cerchi di entrare nello spirito dell'attore che sta doppiando, comunque qualcosa di suo lo deve tirare fuori, no? È obbligatorio questo. E quindi diventa, se non propriamente un falso, comunque un'altra cosa dall'originale. Sicuramente ci sono delle differenze tra doppiare un cartone animato, un personaggio di un cartone animato, e un attore, un altro attore. Poi devo dire che ci sono delle preferenze, per esempio io preferisco sicuramente doppiare un attore. Perché? Perché, tra virgolette, si recita, o almeno si tenta di farlo. L'attore ha sicuramente più sfumature e la psicologia del personaggio è più approfondita. Stiamo parlando di un buon prodotto, ovviamente, perché può capitare benissimo che invece anche il personaggio dell'attore in carne e ossa sia tagliato con l'accetta e quindi ci sia poco da fare. Il cartone animato è più faticoso dal punto di vista dell'emissione vocale, perché quasi sempre il cartone animato richiede delle caratterizzazioni, quindi la voce deve essere usata in un modo che risulta sicuramente più faticoso e più difficoltoso. Quindi raramente noi usiamo la nostra vera voce in un cartone animato, però questo succede anche per i personaggi in carne e ossa.
Per quanto mi riguarda, per esempio, quando ho doppiato i Jefferson nel personaggio di Florence, la cameriera tuttofare, ma con un carattere ben deciso, ben preciso, io ero molto giovane e doppiavo una signora sui 40 anni, una signora nera innanzitutto, con una voce e un carattere particolari, quindi ho dovuto variare un po' la mia voce, che era quella di una ragazza molto più giovane, insomma. Però questo è divertente, questo è il mestiere dell'attore. Dunque, per doppiare il personaggio di Due Note in Crimi, ovviamente ho dovuto superare un provino, quindi ho dovuto lottare per ottenere l'incarico di doppiare questo personaggio insieme ad altre attrici. Quindi funziona così la cosa: si propone una scena del telefilm, del cartone in questo caso, doppiata da tante persone diverse, e poi il cliente sceglie, come dicevamo prima, la voce che reputa più adatta al personaggio. E quella volta ho vinto. Perché sono stata cancellata dallo show di stasera? Esigo una spiegazione e subito anche. Diciamo che Due Note è un personaggio abbastanza vicino alle mie corde. Cioè, io mi diverto a doppiare le cosiddette cattive, tra virgolette, anche se Due Note non è solamente cattiva, la cattiva della storia. In effetti è stata una prima donna, era la cantante numero uno, l'attrice numero uno nel proprio settore, e poi è stata scalzata da Crimi, quindi è comprensibile il suo atteggiamento un po' aggressivo. Come puoi trattare così la stella di primo piano della Parthenon Production? Sono io che decido chi è la stella di primo piano della Parthenon, non tu. Bene, vuoi forse dire che ora la stella è Cream? Proprio così. Oh! Mamma, che sventola! Crimi ha avuto abbastanza successo quando è uscita e continua ad avere successo. Devo dire che ogni tanto mi chiamano e mi dicono: ah, c'è questo premio che riguarda Crimi. Crimi? Crimi qui, Crimi là, non ne posso più! Mi fa venire la nausea! Chiedo coro! Credo che abbia tagliato la corda per evitare la sua crisi di nervi. È così brutto, stupido, vattene via! Non è questo il modo di trattarmi! Io le prime volte cascavo dalle nuvole perché, cioè, mi sembrava assurdo. E invece poi via via, col passare del tempo, anche ripensandoci, secondo me continua ad avere successo, perché in realtà rappresenta un certo tipo di personaggio, ma proprio di persona, che circola ancora. Non so, a me ricorda le veline Crimi, perché è una ragazzina che, vabbè, con un tocco di magia viene trasformata in un personaggio più adulto, ma di grande successo. E questo credo che venga condiviso da molte ragazze adesso. Cioè, il colpo di fortuna, colpo di magia, che diventano Miss Italia, la velina e cose di questo genere. Dunque, io sono arrivata a fare Due Note più o meno nello stesso periodo in cui ho fatto i Jefferson, in cui doppiavo i Jefferson. Forse avevo cominciato un po' prima a doppiare il personaggio di Florence e poi l'ho portato avanti per 5 anni, perché comunque anche la serie è durata 5 anni in America, e quindi man mano ci arrivavano gli episodi da doppiare. Dico questo semplicemente perché ero diventata l'aggressiva e la dura per eccellenza. Questo mi è rimasto poi nel tempo. Per carità, a me piacciono moltissimo i personaggi di questo tipo, come dicevo, e quindi mi è andata molto bene. Nessuno avrebbe pensato a quei tempi di darmi la parte di Crimi.
che era la buona per eccellenza. E quindi io non ho fatto molta fatica, semplicemente ho cambiato la voce, non ho usato la voce di Florence, ma ho usato una voce molto più fresca, molto più giovane, piena di grinta, comunque anche lei. Io sono la stella della parte, non l'hai dimenticato? Perché dovrei avere come manager uno stupido come te? È una cosa intollerabile! Dunque, mi ha sempre lasciato un po'... meravigliata tutto sommato, no? Perché vabbè, io faccio parte del settore, faccio parte del giro, per cui è abbastanza normale che io riconosca le voci dei miei colleghi e riconosca le voci in generale. Per me è molto più facile riconoscere una voce piuttosto che un volto, ma questo è normale, fa parte del mio lavoro da tanti anni. Mi ha lasciato sempre un po' stupita però il fatto che la gente, sentendo la mia voce, mi riconoscesse, cioè riconoscesse la voce di alcuni personaggi che avevo fatto. Mi è successo quando lavoravo in Rai a livello radiofonico, facevo una trasmissione all'interno di Stereo 1 e la prima volta che sono entrata in studio ho cominciato a parlare, ho cominciato a fare tutta la mia animazione radiofonica, è arrivata una telefonata e questo signore che mi ha chiamato mi ha detto: ma io so chi è lei, e ho detto per forza, ho detto il mio nome, no, lei è Eve McFarren era un personaggio di Sentieri che io doppiavo in quel periodo. E sono rimasta senza parole, soprattutto quando poi ha aggiunto: l'ho riconosciuta dalla risata. E lì, veramente un orecchio sopraffino. Mi è capitato ultimamente di fare la direzione di un prodotto e c'era una ragazza alle prime armi. E a un certo punto io sono andata vicino a lei e ho cercato di darle una mano dandole la battuta, come si dice, no? Domanda risposta. E questa ragazza, quando è uscita dalla sala, mi ha detto: ma mi sembrava di parlare con la radio, con la televisione, perché quella voce la conosceva tantissimo e quindi era rimasta un po' scioccata. Quando doppiavo Due Note, ovviamente la mia antagonista era Creamy, la protagonista del cartone. La voce di Creamy è quella di Donatella Fanfani. L'abbiamo doppiato quasi 20 anni fa, questo cartone, però noi ancora lavoriamo insieme. L'altro giorno abbiamo fatto un doppiaggio insieme e poi ci frequentiamo tutti i giorni perché lavoriamo in due sale adiacenti. Quindi una fa la direzione di qualcosa e l'altra di qualcos'altro. Lidia Costanzo faceva la voce di Posi, uno dei due gattini. Lidia Costanzo era un po' più grande di noi, comunque la rivedo ancora con molto piacere, ha lasciato un pochino il doppiaggio, si è dedicata di più nuovamente al teatro. E devo dire che comunque è stata un personaggio molto importante, molto particolare nella vita di tutti noi. E la voce di Nega, il secondo gattino, appartiene a Graziella Porta. Graziella Porta è un personaggio incredibile, ancora vivacissimo e infatti continua a doppiare. È un'attrice che ha fatto moltissimo teatro, molta televisione, pubblicità, e ha uno spirito eternamente giovane, molto vivace, molto, molto brava. Anche sempre nei Jefferson lei lavorava con me ed erano turni di un divertente incredibile. Raffaele Farina l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché abbiamo cominciato praticamente insieme. Una voce splendida, vellutata, che la pubblicità poi ha reso famosissima in tutta Italia. Enrico Maggi, detto Chicco. Per noi Chicco, certo che è un nome un po'...
inadatto per un signore che è alto 1,90 m, in realtà. Chicco Maggi è comunque un'altra voce famosissima, perché è la voce ufficiale di Canale 5, quindi lo sentiamo sempre proporre tutti i vari programmi. Molto simpatico, con una voce che arriva oltre l'insonorizzazione delle sale, quindi, ed è un attore che si diverte a esserlo spesso anche nella vita privata, nel senso che racconta barzellette, aneddoti, storie, molto bravo. Antonello Governale, la voce di Jingle, è diventato anche lui direttore, quindi diciamo che ci siamo tutti spostati un pochino di ruolo, pur continuando a doppiare, però chiaramente la nostra occupazione principale adesso è quella della direzione del doppiaggio. Antonello Governale è un altro spirito libero e folle, nel senso positivo del termine, bravissimo nel fare le vocine. Antonio Paiola, Kido Koro. Kido Koro è uno dei miei personaggi preferiti, prima di tutto perché somiglia a Woody Allen e credo che sia stato fatto proprio sopra di lui. Antonio Paiola è stato ed è ancora più raramente un bravissimo attore di teatro, una bellissima voce e una grande simpatia che riesce a passare anche nei personaggi che fa. Purtroppo ci sono due persone del gruppo con cui abbiamo lavorato che non ci sono più e ci hanno lasciati quando erano ancora giovani. Sto parlando di Enrico Carabelli, che faceva sia la voce del papà di Crimi e sia la direzione del doppiaggio, quindi dobbiamo rendere grazie a lui se il doppiaggio è venuto in un certo modo. È stato uno dei maestri per tutti i doppiatori della mia generazione. Milena Albieri doppiava la mamma di Crimi, una bravissima attrice di teatro, ottima doppiatrice e direttrice. È stato un momento d'oro quello in cui noi abbiamo doppiato Crimi per quanto riguarda il doppiaggio, perché c'era moltissimo lavoro, i cartoni animati e non solo quelli erano molto seguiti e infatti ha funzionato perché è rimasto ancora adesso. Ma io devo dire la verità, molto raramente ho avuto problemi con i miei colleghi sul lavoro, anche perché tutto sommato quando entriamo in sala d'incisione noi diventiamo quello che dobbiamo fare. Per cui devo dire però che ci si diverte nel nostro lavoro, noi siamo dei privilegiati perché continuiamo a giocare anche da grandi, anche da vecchi e quindi cioè non ci sono problemi, se ci sono dei problemi vengono risolti con una battuta, con una risata, con cose del genere. Non ho mai visto nessuno picchiarsi. Dunque devo dire che in più di 25 anni credo di attività, non li conto più, ho doppiato veramente tantissimo. Se dovessi fare il calcolo delle righe, perché bisogna parlare anche di quello, nel senso che noi veniamo pagati a righe, o il calcolo delle parole dette, miliardi su miliardi su miliardi di euro. Quindi è proprio un conto infinito. E infinito è il conto anche dei personaggi, perché non so quanti, non so più quali,
sono stati veramente tanti. E poi c'è da dire una cosa, noi non doppiamo mai solo un personaggio per volta, abbiamo in ballo, come si dice, 3, 4, 5 serie contemporaneamente, e quindi come si fa a ricordare tutto? Già abbiamo la difficoltà nel corso di una giornata magari di fare 3 personaggi diversi, perché i turni di doppiaggio sono 3 in un giorno. Quindi, soprattutto negli anni d'oro del doppiaggio, sto parlando proprio degli anni 80, si fuggiva da una sala per arrivare in un'altra e poi in un'altra ancora nella stessa giornata e fare come minimo 3 personaggi diversi. Non era facile passare dalla telenovela al cartone animato, al serial, al film. E quindi io ho dei problemi di memoria. Ho dei problemi di memoria, ogni tanto esce qualcosa, qualche ricordo, però sinceramente, a parte i grossi personaggi, quelli che mi sono portata dietro per anni, tipo quelli di Sentieri, una volta superata Eve McFarren, che risale alla preistoria, in tempi più recenti ho doppiato Jenna Bradshaw, che era un bellissimo personaggio. Fra l'altro io ho conosciuto l'attrice perché sono andata negli studi di New York dove viene girato Sentieri ancora adesso, ed è stata molto carina, lei è stato divertente, perché addirittura nelle scene che stava girando in quel momento ci ha messo delle cose, ha messo così degli sguardi, delle sporcature, come diciamo noi, delle battute dette in un certo modo, ma fatte perché io le potessi rifare e dare qualcosa di più. Sono tantissimi, se qualcuno mi vuole aiutare. Quando noi doppiamo, non stiamo mai fermi, perché già ci abbiamo il problema di dover doppiare qualcuno che magari sta correndo, o sta piangendo, o sta litigando. Noi non stiamo mai, cioè noi come persone usiamo la gestualità nella vita, così succede nei film e quindi così deve succedere anche nel doppiaggio, perché non si può fare tutto da fermi, perché sarebbe asettico, freddo, distante. Per cui se il personaggio sta correndo, per esempio, non è che noi ci mettiamo a correre per la sala perché faremmo anche rumore e questo entrerebbe nel microfono. Facciamo finta di correre, cioè entriamo nella situazione che corrisponde alla corsa. Quindi dobbiamo fare degli ansimi, perché delle sporcature dobbiamo dare al personaggio e chiaramente ci muoviamo nei limiti che ci permette il microfono, però le mani le muoviamo, qualche volta arrivano anche sul leggio e quindi bisogna rifare tutto, ma cerchiamo di aiutarci comunque, soprattutto con le mani e con le braccia, anche muovendo la testa, poi ci si sposta, per esempio ci sono i primi piani, c'è il campo medio, c'è il campo lungo, questo implica tutto un movimento davanti al microfono che non deve creare rumore, ma solamente la sensazione del movimento. Si suda, questo in primis, ma soprattutto ci vuole un grandissimo autocontrollo riguardo ai propri movimenti, sia nei riguardi direttamente del microfono, ma anche di chi ci sta vicino, perché spesso e volentieri si doppia in 2 o in 3 davanti allo stesso microfono, magari uno in primo piano e quindi sta più vicino, l'altro in secondo piano, ma poi arriva davanti e quindi è tutto un sistema veramente di controllo totale. Naturalmente succede che i personaggi siano diversi, ma soprattutto siano diversi da noi. Però questo è il lavoro dell'attore,
entrare nel personaggio completamente. Diciamo che è sempre più divertente doppiare qualcuno che è completamente diverso da te, piuttosto che doppiare te stesso. Devo dire che qui si vede la differenza tra chi è attore con un certo tipo di scuola, che non significa esattamente scuola, può essere pratica. Si vede la differenza, dicevo, tra chi ha una grossa esperienza in questo lavoro di attore, rispetto a chi è arrivato magari a doppiare soprattutto perché aveva una voce interessante, ma poca esperienza. Il secondo rifarà spesso se stesso, e invece il primo creerà qualcosa di molto più vicino al personaggio. C'è un personaggio che mi piace molto, mi è piaciuto molto nel corso del tempo, ci ho messo 5 anni della mia vita, purtroppo non ho mai conosciuto l'attrice direttamente, mi riprometto di farlo un giorno o l'altro, è il personaggio di Florence, dei Jefferson, anche perché mi ha dato la possibilità di scoprire una parte di me che non conoscevo, cioè io non avevo questo tipo di atteggiamento, questa ironia, questa simpatia anche, e neanche questa voce, cioè quella che ho usato poi, e ho scoperto tutto questo grazie a Florence, e poi l'ho messo anche nella mia vita, quindi è esattamente il contrario di quello che si fa di solito, no? Diciamo che la routine, per quanto riguarda il nostro lavoro, è quanto di peggio possa accadere. E un ascoltatore attento, anche a volte un ascoltatore meno attento, uno spettatore, recepisce che c'è qualcosa che non va, è tutto troppo automatico, automatizzato, non c'è anima, non c'è passione. Anche quando faccio direzione, quello che raccomando ai miei attori è: metteteci l'anima. Ci può essere meno sync, non importa, ma se c'è l'anima, lo spettatore non se ne accorge, anche se una battuta è troppo corta, troppo lunga, sente la partecipazione, certo sempre senza interferire in modo massiccio sull'interpretazione dell'attore. Io ho sempre fatto molte cose contemporaneamente, perché ho sempre pensato che questo arricchisse comunque la mia professione. Per cui ho passato anni in cui al mattino facevo radio, al pomeriggio doppiaggio e la sera teatro. Ora come ora diciamo che sono più o meno ancora nella stessa situazione. Faccio anche cose strane, che ne so, il meteo? Le previsioni meteo, comunque fa parte del nostro lavoro, per cui va bene, oppure che ne so, la voce di Verissimo, anche quella va bene, è divertente, comunque ti dà la possibilità di giocare un altro ruolo ancora, quello della commentatrice ironica. E nel nostro lavoro più cose si fanno, meglio è, perché abbiamo bisogno di un arricchimento continuo, abbiamo bisogno di rubare un po' a tutti i livelli e in tutte le situazioni. Dunque, io ho appena finito di fare la direzione di un film a cartoni che si chiama Yu-Gi-Oh! Della Warner, e questa è stata una bella esperienza. E uscirà al cinema, quindi non è relegato nell'ambito televisivo. Spero di fare qualche altra direzione per quanto riguarda il cinema. Il mio vero sogno, in un cassetto che ho aperto per metà, è quello di andare a lavorare in America. E spero di riuscirci entro un breve tempo.
Benvenuti. Oggi su Milano è prevista una perturbazione causata dalla presenza sul palco per la prima volta in contemporanea di Crimi e Due Note. Previsioni e grafica. No, vero, non si può. Ecco a voi la voce italiana di Due Note agli Ase, Lisa Mazzotti. Vediamo che cosa viene, perché io mi sono alzata con questa voce stamattina, non è la mia questa. No. cos'è che devo dire? Perché ci costringono a fare delle cose ignobili, perché... Anche lei mancino, eh? E ne incontro tantissimi. Ma poi a me piace molto il fatto che uno sia mancino. Ah, va bene!